A tutti noi viene fame durante la giornata, vogliamo fare una merenda gustosa e che si prepara in poco tempo. Quindi le ricette di oggi sono proprio fatte apposta per te, perché sono realizzate con pochi ingredienti e soprattutto in pochissimo tempo. Sono ricette che si possono preparare anche in anticipo e sono anche perfette da portare a lavoro o a scuola. Andiamo subito a vedere come si preparano. Il primo snack che vi propongo sono questi crackers di ceci aromatizzati. Sono facilissimi e si possono preparare anche con altri tipi di farina di legumi. In una ciotola ho aggiunto 340 g di farina di ceci, 120 ml di acqua, 50 ml di olio vegetale, di semi di girasole o di oliva, 2 pizzichi di sale, un cucchiaio di erba cipollina essiccata e un cucchiaino di aglio in polvere. Ho mescolato tutti gli ingredienti e poi ho trasferito l'impasto sul tavolo. Ho continuato ad impastare a mano fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Poi ho infarinato il tavolo e ho steso l'impasto con il matterello ad uno spessore di circa 4 mm. Dopodiché ho tagliato i crackers. Qui potete farli grandi o piccoli, come preferite. Ho disposto i crackers su una teglia ricoperta con carta da forno . Dopodiché li ho bucherellati con i rebbi di una forchetta. A questo punto ho cotto i crackers nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 12 minuti. Ecco pronti i nostri crackers di ceci aromatizzati, perfetti per uno spuntino e anche come snack fuori casa. Si conservano per molti giorni in un sacchetto di carta. Ovviamente potete utilizzare anche altri tipi di farine come quella di piselli, lenticchie o fave e potete aromatizzarli in base ai vostri gusti. Vi assicuro che sono buonissimi, croccanti e piaceranno anche ai più piccoli o a chi preferisce uno snack salato. Il nostro secondo snack è il famosissimo hummus, in questa versione con i ceci. Per prima cosa ho sciacquato 250 g di ceci già cotti e poi li ho aggiunti in un frullatore, insieme ad un cucchiaio di burro di mandorle. Poi ho aggiunto anche un cucchiaino di aglio in polvere, un pizzico di sale, il succo di mezzo limone e un cucchiaio di olio. Qui potete scegliere l'olio che preferite. Ho frullato il tutto, dopodiché ho aggiunto anche un goccio d'acqua per rendere l'hummus più morbido. Ecco pronto il nostro hummus da servire subito. Io l'ho aggiunto in una ciotola e poi ho guarnito con dei semi, dell'erba cipollina e un cucchiaino d'olio. Questo hummus viene buonissimo anche con i fagioli cannellini oppure con le lenticchie. L'hummus è perfetto da servire con delle carote tagliate a bastoncini o anche del sedano, come ho fatto io qui. Oppure potete spalmarlo sui crackers di ceci che abbiamo preparato precedentemente. Potete anche guarnire con delle olive verdi o dei semi e dell'erba cipollina essiccata. Un altro snack salato che vi propongo sono delle semplicissime uova ripiene.
è uno snack ottimo perché riempie e si prepara con pochissimi ingredienti. Per prima cosa ho riempito una casseruola con acqua e ho fatto cuocere le uova per circa 9 minuti dal bollore. Una volta cotte, le ho immerse in una ciotola con acqua fredda e le ho fatte raffreddare completamente. Una volta fredde, le ho sbucciate. Le ho tagliate a metà e ho rimosso i tuorli. Ho aggiunto i tuorli in un piatto e anche un cucchiaio abbondante di maionese, dopodiché ho mescolato il tutto. Se volete potete anche aggiungere del tonno. Una volta ottenuta una crema liscia, ho farcito le uova. Se volete potete anche guarnire le uova con del prezzemolo fresco tagliato finemente e servire subito. Per uno snack dolce vi propongo il famosissimo budino di chia con della marmellata. Per prepararlo ho aggiunto 120 ml di latte di mandorle in una ciotola insieme a 25 g di semi di chia. Se volete potete anche aggiungere un cucchiaino di miele, ma potete anche ometterlo. Poi ho mescolato il tutto e l'ho fatto riposare per almeno 15 minuti, fino a quando i semi di chia hanno assorbito tutto il latte di mandorle. L'ideale è prepararlo la sera prima o al mattino in modo da averlo già pronto senza aspettare. Io l'ho servito con un cucchiaio di marmellata di mirtilli e delle nocciole tritate. Ecco pronto uno snack molto semplice che in realtà andrebbe bene anche a colazione. Un altro snack dolce che si può preparare con due ingredienti sono queste praline con prugne secche e semi. Si preparano senza cottura e si conservano per molti giorni. In un frullatore ho aggiunto 100 g di semi di zucca e li ho frullati bene. Ovviamente potete anche utilizzare altri semi che preferite. Poi ho aggiunto 300 g di prugne secche denocciolate e ho continuato a frullare fino ad ottenere un composto omogeneo. Con le mani leggermente umide ho creato delle piccole palline della dimensione di una noce e le ho disposte su un piatto. A questo punto potete gustarle così come sono oppure aggiungere una spolverata di cacao amaro. Ed ecco pronto anche un altro snack facile e veloce e senza cottura. Al posto delle prugne secche potete utilizzare i fichi secchi oppure i datteri. Il prossimo snack che vi propongo sono dei ceci tostati e speziati. Sono perfetti quando non sapete cosa sgranocchiare e si preparano facilmente e si conservano per molti giorni. Per prima cosa ho sciacquato circa 400 g di ceci già cotti. Poi li ho messi in una ciotola e li ho conditi con del sale, dell'origano, dell'aglio in polvere, del curry, dell'erba cipollina essiccata. Potete anche tranquillamente utilizzare una sola spezia secondo i vostri gusti. Ho aggiunto anche un cucchiaio di olio vegetale. Ho mescolato il tutto e poi ho distribuito i ceci in una teglia ricoperta con carta da forno. Li ho infornati nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti e a metà cottura li ho mescolati.
Una volta pronti, si possono servire subito oppure conservare in un barattolo di vetro per circa 3 giorni. Se li volete più croccanti, potete anche allungare il tempo di cottura. Questi ceci sono deliziosi da sgranocchiare da soli oppure da aggiungere in un'insalata. Questi erano i nostri snack. Avete visto quanto sono facili e veloci da preparare? Ora fateci sapere qual è la vostra merenda tipica in una giornata e se questi snack vi sono piaciuti, quale preparerete? Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e ricordatevi anche di condividere questo video con un amico che ama gli snacks. Per vedere invece altri video simili a questo, potete cliccare qui. Per oggi è tutto, ora vi saluto, ci vediamo nel prossimo video.